Ciao, oggi ti parlo di un altro degli argomenti più caldi del sistema musicale, della teoria musicale, in particolare dell'armonia musicale. Ti parlo dei modi, uno degli argomenti che spesso bloccano anche nello studio uno studente, un appassionato, perché è apparentemente molto complesso, perché viene gestito attraverso l'inserimento di molti intervalli. E infatti di che cosa si tratta? Che cosa sono i modi in buona sostanza? È molto semplice, il modo è un sistema organizzativo, un sistema nel quale tu organizzi i suoni, in particolare gli intervalli, all'interno di una scala musicale. Ci sono sette note nella scala musicale e ognuna di queste note in realtà dà origine, se così vogliamo semplificare, a un modo. Il modo che noi utilizziamo in maniera prioritaria nel nostro sistema musicale è sia quello maggiore che quello minore, e sono questi due modi, due dell'insieme dei sette modi musicali. I modi musicali hanno i nomi che vedi qui scritti dietro alla lavagna, no? Sono ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e locrio. Perché questi nomi, che in effetti sembrano un italiano piuttosto antico? Perché sono nomi che derivano dal greco. Nel sistema musicale greco, nel quale si utilizzavano fondamentalmente poi 5, poi 6 suoni, vengono usati questi nomi per definire l'organizzazione in particolare del semitono all'interno di questi suoni, all'interno di queste piccole scale. Considera che di base, di partenza, tu devi sempre ragionare sulla concezione del tono e del semitono, quindi a tono segue tono o semitono e così via. La successione di tot toni e di tot semitoni ti dà origine a questi modi. Quindi non si parla più di mettere dentro note diesis, bemolli, come magari si fa inizialmente in una scala quando cerchiamo di costruirli. No, semplicemente spostiamo il semitono all'interno di un'organizzazione di toni. Cerco di essere un po' a questo punto più specifico. Quando devi memorizzare, non devi fare altro che imparare, insomma, impari a memoria questa successione ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e locrio, consapevole del fatto che ci sono sette modi. Come vedi ho scritto le sette note, perché se tu ragioni sulla scala di Do maggiore, allora a quel punto devi sapere che il primo modo è il modo ionico e corrisponde alla scala di Do, quella di Do maggiore, tono tono semitono, tono 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 semitono. Ed è lì che è la chiave di lettura, cioè il modo ionico, qualsiasi nota di partenza tu decidi di fare, è il modo maggiore, punto. Semplicemente è un sinonimo, ionico uguale maggiore. L'altro che tu conosci già di default, perché se stai ascoltando questa lezione le conosci, è la scala minore naturale. La scala minore naturale è questa, no? Cioè quella che parte dal sesto grado. Questi sono i gradi: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, i gradi della scala. Se vai a vedere la lezione sulla scala, non c'è niente di più semplice. Quindi eolio, sesto grado, la scala minore naturale, quella che parte dalla La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ora, se ci pensi, l'ordine dei toni dei semitoni lì è diverso, no? C'è un tono, un semitono, poi ci sono due toni, un semitono e altri due toni. Quindi ben diversa questa disposizione dei toni e dei semitoni rispetto a quella del maggiore, quindi rispetto al modo ionico. Ora, se volessimo cercare di entrare nel pratico, dobbiamo semplicemente tenere a mente la scala diatonica. Partiamo da Do e suoniamo quindi la prima scala, il modo ionico, quindi tono, tono, semitono, poi altro tono, tono, tono e semitono. Ora, nel momento in cui tu parti da Re, semplicemente suoni e pensi le note della scala di Do, ma a partire da Re, quindi Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, senza nessuna alterazione. Naturalmente l'ordine dei toni dei semitoni qui è cambiato, se ci pensi, tono fra Re, Mi, poi Mi, Fa, semitono, e poi abbiamo tono, tono, tono fra Fa, Sol, Sol, La, La, Si, e poi abbiamo un semitono Si, Do e un tono Do, Re. Perfetto, stai facendo il modo dorico. Quindi che cos'è il dorico? Il dorico è quando tu hai una successione data da un tono, un semitono, poi hai tre toni, un semitono e un tono. Devi memorizzarle queste cose, però utilizzando una scala, una tastiera, una chitarra, insomma, lo strumento che più ti piace, un basso, quello che vuoi, semplicemente ricostruisci queste successioni a partire da Do, da Re. Poi vogliamo fare il modo frigio. Allora dice, facciamo la scala di Mi frigia. Che cos'è? E non è niente altro che la successione di suoni da Mi a Mi, considerando le note di Do, perché Mi è la terza nota di Do. E la scala di Do, quella lì,
è quella che ti dà origine alla tua scala di riferimento dei modi: ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e ocreo. Quindi la scala di Mi o la scala di Mi frigia o il modo frigio è fatto da Mi a Mi, ascoltalo, no? Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Senti come l'ordine armonico è un po' diverso, cioè non suona proprio come siamo abituati. Perché? Perché il semitono si sposta, Mi Fa è già il semitono, quindi tra la prima e la seconda nota, nel modo frigio, tu hai già un semitono, quindi semitono, tono, 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 semitono, tono, tono, e così via. Voglio fare il lidio, allora parto dalla nota Fa, quindi anche qui è diverso, il semitono se ne va fra la quarta e la quinta nota, Fa, Sol, La, Si, tutti i toni, sono tre toni, e poi Si, Do, semitono, altri due toni, Do, Re, Re, Mi, Mi Fa, semitono. Quindi il semitono se ne sta in fondo, no? Ecco che a quel punto il misolidio avrà la stessa struttura, però partendo da Sol, quindi Sol, La, Si, Si, Do, Do, Re, Mi, Mi, Fa e Fa, Sol, e poi avremo l'eolio e il locrio. Quindi disposizioni diverse. Allora, ricapitolando, siamo già arrivati in fondo, cosa sono i modi? I modi rappresentano una alternativa di organizzazione di intervalli all'interno di una scala. Esistono sette modi, così come esistono sette note in una scala. Il primo modo si chiama ionico e nel nostro sistema musicale corrisponde al modo maggiore. Quindi più che tu dica modo maggiore o più che tu dica modo ionico è la stessa cosa. E poi così via, dalla seconda nota costruisco il modo dorico, frigio dalla terza nota, lidio dalla quarta, misolidio dalla quinta, sesta nota modo eolio, settima nota modo locrio. Devo memorizzare, ti starai chiedendo? Sì, te lo devi memorizzare, ma soprattutto devi fare opera di visualizzazione, no? Cioè tu visualizza, se sei un pianista, la tastiera, visualizza la scala di Do e quindi sai al volo dove sono i semitoni, terzo, quarto e settimo e ottavo, e poi da lì cerca di applicare, come se fosse una sorta di regolo, l'estensione dell'ottava a partire da prima da Do, da Re, da Mi e così via. Questi sono i modi musicali.